avete fatto tutti bene il segno di croce, anche i padre Pio Piccolini, se non lo fanno magari i genitori possono fare il segno di croce sulla fronte dei bambini. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, il grande amico e maestro dei fanciulli, sia con tutti voi. Il Figlio di Dio, venendo nel mondo, si è fatto bambino ed è cresciuto in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi, predicando il Vangelo, accoglieva i piccoli e li benediceva ed esaltandone la dignità li proponeva come modelli di quanti cercano il regno di Dio. Oggi, come allora, i bambini hanno bisogno degli adulti per sviluppare le loro doti migliori sul piano intellettuale, oltre che le energie fisiche, e raggiungere felicemente la maturità umana e cristiana. Invochiamo su di loro la benedizione di Dio perché da parte di tutti ci sia una particolare attenzione verso il mondo dei fanciulli ed essi accettino volentieri una guida sapiente nella scuola e nella vita. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è il più grande nel regno dei cieli?» Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». E adesso, prima della benedizione, con l'acqua benedetta che ci ricorda il battesimo, perché siamo qui tutti battezzati, anche i piccolini, credo, Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Dio nostro, che dalla bocca dei piccoli fai scaturire la lode perfetta del tuo nome, guarda con bontà questi bambini che la fede della Chiesa raccomanda al tuo cuore di padre. Come il tuo figlio, nato dalla Vergine, accolse fra le sue braccia i bambini, li benedisse, li propose a tutti come modello del regno dei cieli, così e fondi, o Padre, sopra di loro la tua benedizione, perché in una crescita virtuosa e serena, mediante la grazia del tuo Spirito, diventino testimoni di Cristo per diffondere e difendere nel mondo il dono della fede. Per Cristo nostro Signore. Per intercessione di San Pio da Pietralcina, scenda su questi bambini e sulle loro famiglie la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Allora, bambini, il nostro Vescovo vi ha fatto in regalo la benedizione del Signore. Tante volte noi sacerdoti vi rimproveriamo perché durante la messa fate un po' chiasso, urlate, piangete, perché tante cose ancora non le capite. Allora, in questo momento, vi diamo la possibilità di urlare il più possibile. Allora, possiamo sentire un po' quanti bambini ci sono? Urlate, urlate. Allora, anziché sprecare la voce con un urlo così, al mio tre, volete urlare solo i bambini, i genitori e gli adulti devono stare zitti. Vogliamo urlare viva Gesù con tutta la voce che abbiamo dentro? Ci state? Allora, al mio tre, tutti i bambini devono urlare viva Gesù. Facciamo silenzio. Uno, due, tre. Bravi, bravi.